Amici sportivi, amici fantallenatori, buonasera, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Complici anche le vacanze estive, il fatto che tanti amici si ritrovano magari in luoghi di vacanza, sono parti delle prime aste del fantacalcio. Quindi in questo veloce podcast andiamo ad analizzare una di queste aste in particolare per capire quali sono stati i prezzi dei vari giocatori, capire quali sono state le esche, le opportunità e capire come appunto affrontare e approcciare la preparazione strategica per il nostro fantacalcio. 21-22, come sapete, sono temi di grande approfondimento. Quest'asta in particolare era un'asta a 10 concorrenti con totale 300 crediti e presenza del modificatore difesa, quindi in questo senso dovete analizzare la composizione dei vari giocatori. Sono nomi un po' random, quindi andiamo abbastanza velocemente, però per darvi un'idea di massima. Ad esempio Malinovskyi è andato via a 30 crediti, quindi un totale di 10% per il talento ucraino, centrocampista di Sceva, dell'Atalanta di Gasperini. 30 forse un prezzo un po' basso, complice anche l'europeo che non è andato benissimo, è complice anche il fatto che viene da un infortunio, quindi salterà le prime partite. Forse Malinovskyi è stato un po' sottovalutato e quindi per questo motivo vi consiglio caldamente di acquistarlo, soprattutto se farete l'asta del Fantacalcio prima del 22 agosto, quindi sicuramente il talento ucraino va acquistato in maniera importante. Il suo compagno di squadra, Gosens, difensore, è andato via 52, quindi 22 crediti in più rispetto a Malinovskyi, li merita chiaramente tutti. Il prezzo, a mio avviso, è quello corretto, è quello equo, quindi ci sta assolutamente come prezzo di Gosens, quindi questo forse è il limite massimo di spesa per il forte esterno tedesco dell'Atalanta. Locatelli, pagato 21, lui forse può considerarsi un'esca, è vero che potrebbe passare alla Juventus, ma attenzione perché comunque il prezzo è un po' alto, perché non è tanto portatore di bonus, il forte centrocampista italiano. In quest'ottica forse 21 è stato un prezzo un po' altino. Ferrari del Sassuolo, quota 2, questa è una bella opportunità, in Lega 10 con modificatore difesa, è un bel prendere giocatore a questo prezzo. Chiesa, il più pagato centrocampo, pagato 74, forse una cifra un po' alta per il fortissimo attaccante italiano. Quest'anno in previsione ci sarà per lui una doppia cifra per quanto riguarda gli assist, doppia cifra per quanto riguarda anche i gol, ma 74 è una cifra forse un po' alta, messa in confronto anche con Vlahovic, che è stato acquistato solamente a 70 crediti. Forse anche in questo caso direi che le quotazioni sono state un po' sballate, ma complice anche l'asta che può avere Vlahovic pagato meno di Chiesa, forse è stato un errore da parte degli astanti. Singo del Torino è stato pagato solamente 6, una bella opportunità, visto che Juric sugli esterni comunque garantisce buona fruibilità a livello di bonus, quindi Singo è un bel affare solamente a 6 crediti. E per quanto riguarda Zielinski è stato acquistato solamente a 21 crediti, quindi anche qua per il talento polacco del Napoli, che credo con Spalletti farà molto bene, 21 è una cifra veramente, veramente bassa. Cifra bassa anche per Bairami dell'Empoli, vero che la Lega 10 comunque ha abbondanza di giocatori, comunque rispetto a quella 12 ha parecchia abbondanza, però solamente due per i giocatori dell'Empoli, per lo svizzero dell'Empoli, mi sembra una cifra un po' bassa, un bello costo, una bella scommessa per le vostre rose. Diaz, il talento del Milan, è stato pagato 26, quindi 5 crediti in più di Zielinski. Attenzione perché in questo caso Diaz avrà forse un po' di concorrenza con l'arrivo di Ilicic, comunque il prezzo mi pare molto molto equilibrato. Invece un prezzo un po' alto per quanto riguarda Morata, pagato 50, forse in questo caso è stata utilizzata la formula dell'esca del prezzo di disturbo. Chiaramente Morata non parte titolare, quindi già 50 è una cifra assolutamente, assolutamente alta per il giocatore spagnolo. Castrovilli, pagato 20, pensavo di meno sinceramente, anche rispetto a quanto è stato pagato Arnautovic, che è stato pagato solamente 17 per il forte attaccante del Bologna, attaccante austriaco, che tanto male ci ha fatto all'Europeo. Dzeko, 59, un prezzo forse da esca, quindi anche in questo caso Morata e Dzeko non mi trovano d'accordo con le quotazioni, 50 Morata e 59 addirittura Dzeko, vista anche la forte concorrenza sia di Majoral e sia di Shomurodov. Mkhitaryan invece 40, un prezzo forse un po' basso per le quotazioni dell'armeno, quindi comunque è una bella affare per chi l'ha comprato. Insigne 48, mi sembra un prezzo assolutamente adeguato. Molina dell'Udinese, quota solamente 6, un bello cost qua per quanto riguarda il forte esterno argentino dell'Udinese. Il sergente Milinkovic-Savic, pagato 31, prezzo basso, fosse solo un credito in più di Malinovskyi, credo che Malinovskyi e Savic siano begli acquisti in questo fantacalcio. Solamente 20 invece per Maignan, il forte portiere del Milan, e uno solo per l'Uzbeko Shomurodov, anche qua un prezzo di saldo, visto che Shomurodov, a mio avviso, con Mourinho potrà fare parecchio minutaggio. Muriel, quota 60, che ha un prezzo basso, addirittura 14 meno di Chiesa, qua per Vlahovic e per Muriel non si sono sprecati chiaramente tanti crediti.
Altri giocatori importanti, che sì, il rigorista del Milan, quota 27, attenzione soprattutto a destro, perché è stato acquistato solamente per un credito, quindi un bel prezzo di saldo per l'attaccante del Genoa. Çalhanoğlu 23, in questo caso dico prezzo giusto per Çalhanoğlu, Belotti 31, è un prezzo veramente, veramente basso, nonostante le voci di calciomercato. De Vrij, quota 15, qua direi un prezzo molto, molto basso. Il prezzo che mi ha fatto un po' drizzare i capelli è stato quello pagato per Giroud. 63 crediti, addirittura più di Muriel, questa cosa mi ha messo fortemente in imbarazzo, però comunque si sa che Fantacalcio e l'asta può avere prezzi abbastanza altalenanti. Soriano, quota 9, un prezzo bassissimo, un bel affare per chi l'ha comprato. Kulusevski, quota 16, una bella scommessa, come Castrovilli, pensavo un po' di meno al prezzo del forte attaccante svedese. Szczęsny, pagato 25, il più pagato tra i portieri, comunque un prezzo a mio avviso molto basso. CR7 pagato 111, quota in percentuale 37%, una quota forse un pelo alta o comunque ci può stare per il potenziale capocannoniere della Serie A. Di Lorenzo quota 12, una bellissima quota molto interessante anche la quota di Veretout pagato 32 e di Felipe Anderson pagato 30. Pessina 12 è stata una bella scommessa, secondo me può essere un bel azzardo, ma non ha 10, mentre non mi spiego assolutamente l'acquisto di Correa per 30 fantamilioni. Il più pagato invece in assoluto è stato Immobile, 115 milioni e fantamilioni. Qua forse tanti fantallenatori puntano al fatto che Sarri possa giocare molto bene la nostra punta della nazionale. Strigel Larsen, solo 2, un super affare per chi l'ha acquistato, Ibrahimovic 41, un prezzo onesto. Per il forte attaccante svedese, Zaniolo 28, che qua un prezzo direi assolutamente equo, mentre invece su Lautaro 73 mi sembra un prezzo veramente un po' elevato, anche se dovesse andare via Lukaku e lui prenderebbe i rigori. Musso, quota 13, quota molto interessante per quanto riguarda il forte portiere dell'Atalanta. Gli ultimi acquisti che vi segnalo sono stati quelli di Bonazzoli, la punta della Salernitana, quota solamente 1, una bella scommessa. Sabelli, quota 3, anche qua bella scommessa molto interessante. Theo Hernandez, quota 40, con modificatore di difesa. È un prezzo assolutamente alla portata, un po' basso, sicuramente quello di Caputo, solo 38 fantamilioni per lui. Kjær 10, ottimo affare, così come ottimo affare Lozano 24 e Luis Alberto 44, un prezzo assolutamente corretto a mio avviso, mentre su Dybala 82 mi sembra un prezzo un po' esagerato. Questa è una sintesi per quanto riguarda i potenziali prezzi che sono andati via a un vero fantacalcio, fatto, ripeto, con 10 partecipanti, totali crediti 300 e presenza di modificatore difesa. Un grazie per l'attenzione, vi ricordo un po' di note molto importanti. Nei prossimi giorni avremo indicazioni per quanto riguarda il Fanta del Veterano, che sarà un fantacalcio gratuito. Vi chiedo solamente la cortesia di essere iscritti fino a fine anno al canale YouTube Veterano del Fantacalcio e farvi iscrivere un po' dei vostri amici. E ci sono attivi gli abbonamenti qui sotto, trovate tutte le indicazioni per potervi abbonare. Se non avete ancora ricevuto la guida strategica, potete acquistarla tramite le indicazioni che ci sono qui sotto. E ricordate di scaricare l'app Magigol, che è di fatto una Bibbia vera e propria per quanto riguarda tutti i fantallenatori. Grazie ancora per l'attenzione, vi auguro una buona serata. A domani con nuovi video e nuove live con il veterano del Fantacalcio. A prestissimo, ciao ragazzi!